Quando parliamo di sicurezza non intendiamo solamente la sicurezza dell'account nostro, ma anche la sicurezza degli account degli altri che noi seguiamo, che hanno profili privati che solamente una volta che ci siamo collegati possiamo visitare. In questo modo noi abbiamo avuto accesso a tutti i profili delle persone che la signora segue, anche quelli personali e privati, che altrimenti non sarebbero stati visibili. Vedete quanti? E molti di questi hanno un account privato, quindi non potremmo vedere nulla, invece noi adesso possiamo, perché la privacy per Facebook non ha importanza, un'altra cappellata. E inoltre le storie di tutti gli utenti, della signora e di molte altre persone che lei segue. E utilizzando l'applicazione di Instagram che noi non avevamo perché la mia Serena si è cancellata da Instagram alcuni mesi fa, abbiamo potuto avere accesso a molte altre informazioni, tra cui i messaggi privati che la signora si è scambiata con i suoi amici, familiari, parenti, ma non li abbiamo aperti perché siamo delle persone rispettabili e ci facciamo i cazzi nostri. Inoltre, se la signora avesse inserito i dati della sua carta di credito e del suo account PayPal su questa magica piattaforma di Instagram, avremmo potuto avere accesso anche a quelli. Quindi, beh, signora, forse è il caso che si cancelli da questo strumento infernale di Instagram, non fa per lei. E non fa neanche per voi, ragazzi, perché è una grande sola. I vostri dati personali teneteveli al sicuro a casa, i vostri amici andateli a vedere di persona. Arrivederci. Arrivederci. Avrei potuto far vedere che potevo accedere a queste cose, ma io sinceramente questo strumento del cazzo non lo conosco, quindi mi fa anche proprio schifo. Ecco, qui ci sono tutti i profili delle persone. Se io clicco da qualche parte qui li posso guardare e farmi espiare tutti. Se clicco da qualche altra parte probabilmente potrei vedere le storie della signora. Signora è fortunata perché a me non me ne fotte delle sue storie, delle sue foto, del suo Instagram. Tra poco le verrà riconsegnato. Se poi vuole cancellarlo lo faccio, altrimenti aspetti che il prossimo utente glielo hackeri. Arrivederci dall'Inghilterra. Tanti saluti.